Il nostro network comprende i 27 principali centri italiani, universitari e territoriali, che sono impegnati nella ricerca nel campo delle psicosi. Il primo studio multicentrico del network è stato già completato e riguarda il ruolo dei fattori inerenti alla malattia, dei fattori inerenti alle risorse della persona e dei fattori inerenti al contesto sociale nel condizionare il funzionamento nella vita reale delle persone con diagnosi di schizofrenia. Questo è il primo studio a livello internazionale che abbia mai considerato contemporaneamente l'impatto di queste variabili e anche le interazioni tra queste variabili nel condizionare il funzionamento sociale, non in condizioni di laboratorio protette, ma nella vita reale di queste persone. Noi abbiamo già pubblicato su riviste internazionali 3 lavori basati sui risultati di questo network e altri 12 sono adesso in preparazione. Un aspetto interessante di questa iniziativa è anche il fatto che diverse decine di giovani ricercatori si sono addestrati all'uso di una serie di strumenti di valutazione, alcuni dei quali costruiti specificamente per questo studio, e li potranno adesso applicare in diverse altre ricerche. Il nostro network è adesso in contatto con un network americano e sono in corso 2 follow-up paralleli delle casistiche finora raccolte, e noi stiamo interagendo, il nostro gruppo e quello americano, in maniera tale che i 2 protocolli siano il più possibile compatibili tra loro.